Prima edizione di Ora TG, ben trovati a voi tutti, buon inizio settimana. Apriamo il TG con l'economia e con il caro prezzi, il caro materiali che vessa ormai da settimane e mesi gli imprenditori che oggi si sono autoconvocati a Roma, una lettera a Draghi con 6 proposte, numerosa la rappresentanza siciliana, 800 aziende di costruzione al governo, quasi il 30% delle imprese italiane è a rischio collasso, affermano. Oggi dunque questa grande manifestazione a Roma, noi ci colleghiamo in diretta proprio con la capitale dove c'è Filippo Romeo che ha seguito tutta la giornata odierna. Un'iniziativa senza precedenti per denunciare un momento senza precedenti, la crisi del settore edile, un comparto che tra la fine del 2021 e l'inizio di quest'anno stava rappresentando il traino dell'economia italiana dopo la pandemia da Covid-19 dalla quale non siamo ancora usciti. Una ripresa frenata però da una congiuntura internazionale, la guerra in Ucraina, ma prima ancora dal caro materiali denunciato più volte dagli imprenditori. Oggi, dicevo, un'iniziativa senza precedenti, una convocazione partita su Telegram che ha riunito qui nella capitale 500 imprenditori edili in rappresentanza di 800 imprese provenienti da tutto il paese. Al termine dell'incontro, che si è concluso da qualche minuto, una lettera aperta indirizzata al Premier Draghi con delle richieste precise in assenza delle quali gli imprenditori sono pronti a sospendere tutti i cantieri, dunque a mettere a rischio le opere pubbliche e anche private in Italia e di conseguenza a fermare l'economia nel nostro paese. Ma iniziamo subito facendo il punto della giornata con il primo dei servizi che abbiamo realizzato. Opere pubbliche a rischio, l'economia italiana potrebbe presto fermarsi. Il caro materiali ha messo in ginocchio le imprese edili e quasi il 30% e a repentaglio fallimento. A lanciare il grido d'allarme i rappresentanti di 800 aziende del settore costruzioni provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, che oggi si sono autoconvocati a Roma per chiedere al governo provvedimenti legislativi per la categoria, perché al momento il PNRR potrebbe non partire. Alla base di tutto c'è la corsa ai rialzi con i materiali specifici come ferro, acciaio, calcestruzzo e bitume schizzati alle stelle e spesso introvabili, rincari che i costruttori segnalano da tempo e che adesso, complice la guerra in Ucraina, sono diventati insostenibili. Un comparto che rappresenta il 29,4% delle imprese italiane, dove gli occupati sono 2.600.000, il 15% del totale dei lavoratori delle imprese italiane. Provvedimenti del tutto insufficienti, quelli varati sinora dall'esecutivo, che continua a lasciare le responsabilità in capo alle stazioni appaltanti e ai RUP, responsabili unici del procedimento. È questo il motivo per cui i contratti in corso di esecuzione non potranno essere portati a termine, mentre per i nuovi appalti esiste il rischio concreto, come già accaduto e come potrebbe accadere per l'autostrada Catania-Ragusa, che le gare vadano deserte e i cantieri non aprano i battenti. È un'iniziativa che parte dalle imprese, dagli imprenditori, perché ci troviamo in un momento storico dove non abbiamo possibilità di poter continuare i nostri cantieri con questa impennata eccezionale di materie prime che c'è stata, insomma, soprattutto negli ultimi 2 mesi siamo stati costretti a chiudere direttamente i cantieri, vuoi per la mancanza di approvvigionamento di materiale, vuoi per i prezzi che non ci consentono oggi di poter acquistare i materiali, e vuoi perché anche gli impianti, specialmente qua ci sono soprattutto imprese che fanno lavori stradali. Gli impianti di conglomerato bituminoso sono chiusi in gran parte d'Italia, gli impianti di conglomerato cementizio idem. E non troviamo neanche materialmente chi ci possa fare i lavori. È un momento, non ci ricordiamo mai un momento come questo. Chiesti al governo Draghi in una lettera aperta l'aggiornamento straordinario dei prezziari, la revisione dei progetti, la possibilità di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta senza sanzioni e segnalazioni all'ANAC e l'esonero da responsabilità nel caso di ritardi dovuti agli incrementi e alle difficoltà di reperimento dei materiali. Abbiamo sì problematiche rispetto all'aumento smisurato dei prezzi, ma abbiamo proprio un problema che è anche di approvvigionamento, dovuto in parte al lungo periodo pandemico che ha coinvolto evidentemente l'Italia, l'Europa e il mondo, ma anche all'evento bellico che purtroppo non poche conseguenze porta in un sistema che è globale.
Quest'oggi parte una lettera aperta al Presidente Draghi. Se le vostre richieste non venissero ascoltate, quale può essere il futuro? Il futuro purtroppo non è rosio. Se le nostre richieste, che non sono altro che nei consigli che stiamo dando a livello governativo, non vengono ascoltati, avremo sicuramente milioni di posti di lavoro persi e quindi con conseguenze nefaste per il governo, perché significherà cassa integrazione, reddito di cittadinanza, e inoltre il PNRR, che non dimentichiamo, era un piano che doveva essere transitorio per mettere nelle condizioni il nostro paese di ripartire, non partirà proprio, e quindi non saremo manco nelle condizioni di avere una parte imprenditoriale pronta ad affrontare il post PNRR, quindi dal 2026. Dunque PNRR a rischio, e a rischio ci sono anche decine, centinaia, possiamo dire, di posti di lavoro. Io mi trovo con Salvo Ferlito, un imprenditore edile, già presidente dell'ANCE Sicilia. Una situazione grave che nella nostra regione assume anche aspetti preoccupanti. Nella nostra regione sarà ancora più grave, mi permetto di dire, decine di migliaia di posti di lavoro. Oggi ci siamo riuniti qua a Roma, numerosi da tutta Italia, da Trento a Trapani, come ha detto qualcuno, proprio per rappresentare al governo, e in particolar modo abbiamo fatto una lettera aperta al Presidente Draghi chiedendo un intervento forte e urgente. Il Presidente Draghi, che con la sua autorevolezza riconosciuta in tutto il mondo, volendo può riunire i suoi ministri e cercare degli strumenti che possano essere di, come dire, di riequilibrio delle commesse, perché le commesse prese nel 2019, aggiudicate nel 2018-2019, in modo particolare gli accordi quadro, con l'aumento dei materiali, oggi non reggono più completamente. Quindi molte imprese stanno decidendo e hanno già fatto, hanno chiesto la rescissione dei contratti. Quindi questo significa non solo non poter attuare il PNRR per le opere a venire, ma non fare manco gli ammodernamenti di prima. E ricordo a tutti quelle che sono, diciamo, le nostre strade, un po' in Italia, un po' in genere, in modo particolare nel centro-sud. Quindi abbiamo di bisogno necessariamente di un riequilibrio dei prezzi contrattuali dovuti, diciamo, questi enormi aumenti dovuti prima alla pandemia e poi a tutta una serie di problematiche, ora non ultimo la guerra, sono cose mai viste e mai registrate negli ultimi 40, forse anche 50 anni. C'è compattezza a rischio il proseguo dei lavori? Avete minacciato più volte di sospendere i cantieri. Guardi, mi creda, noi non vogliamo sospendere i cantieri, noi siamo la parte, come ha detto qualcuno, la parte attiva del problema, noi siamo quelli che vogliamo costruire, siamo costretti, i fornitori stessi, al di là che mancano anche i materiali, ma i fornitori stessi non ci danno più i materiali perché hanno paura che poi non riusciamo a pagarli, ovviamente. Perché se io compro a 10 e vendo a 7, a 6, è chiaro che non riesco più a pagare. A giorni scadranno i termini per un'altra importante gara per la Sicilia, la Catania-Ragusa. Sì, purtroppo anche questa, nonostante i prezzi aggiornati, nell'ultimo mese i prezzi sono schizzati alle stelle, io temo che sia un problema enorme. Infatti anche da questa sera chiederemo, insomma, prima ancora della gara, se ove possibile, vedere di fare prima le norme, in modo da creare anche una par condicio, di fare le norme giuste per poter, diciamo, essere tutti in linea. Altro tema, i pagamenti. Lei poc'anzi diceva, in Sicilia purtroppo dobbiamo fare i conti anche con la regione che ritarda a pagare gli stati d'avanzamento lavori. Facciamo un appello al governo a che approvino immediatamente il bilancio, riaccertino gli attivi, i passivi, tutto quello che c'è da fare, perché non prendiamo soldi dai primi di dicembre. Quindi è una cosa anche questa gravissima, che non può essere tollerata. Ogni anno ci viene promesso che questo problema venga risolto, però ad oggi, insomma, ancora stentiamo. Non poco. Grazie Ferlito. E parlando di regione siciliana, noi sul tema abbiamo sentito il governatore Musumeci, che ha manifestato la sua solidarietà agli imprenditori riuniti oggi a Roma e ha puntato il dito contro il governo Draghi. L'intervista è di Gwenda Garozzo. Una manifestazione organizzata da diverse associazioni del mondo dell'edilizia. Lei ha parlato di aprire i cantieri, il caro materiali certamente non sta aiutando quest'isola. Sì, io sono solidale con le imprese perché sono costrette a dover chiudere i cantieri, e in questo momento la Sicilia è forse la più importante stazione appaltante dell'Italia meridionale. Sono convinto che non sia del tutto vero
l'aumento dei prezzi dovuto a dinamiche internazionali, temo che ci sia qualche furbetto e temo l'aggiotaggio. Ecco, quindi voglio sperare che le forze dell'ordine, i prefetti e in particolare la Guardia di Finanza possa verificare se negli stabilimenti che si occupano di materiale edile sia stata accumulata merce per tentare una speculazione che sarebbe assolutamente insopportabile. Nel frattempo non possiamo consentire che i cantieri chiudano, perché abbiamo bisogno di correre, al contrario, di accelerare e di collaudare quante più opere possibili. Noi non abbiamo potere in questo senso di intervento, se non quello di aprire i cantieri con progetti, con programmazione e con finanziamenti, ma poi controllare che non ci sia tentativo di speculazione. Credo che sia un compito di altre istituzioni, però il governo Draghi ha già sul tavolo questo dossier, è un tema prioritario che coinvolge non soltanto l'Italia. Ho espresso un mio parere personale, temo che al di là di un aumento lieve dei costi ci sia qualche tentativo di speculazione che va subito neutralizzato. Tante storie, tanti problemi quelli espressi questa mattina qui a Roma, tante aziende di famiglia, molte di seconda, terza, quarta generazione. Sono con un altro imprenditore edile siciliano, Piero Iacuzzo, i problemi sono tanti e il rischio è che molte aziende chiudano i battenti e tradizioni familiari anche che vanno avanti da diversi decenni vedano vanificare tutto. Buongiorno, non tante, tutte le aziende rischiano il tracollo. Do due numeri, il nostro comparto rappresenta quasi un terzo del PIL, ha 1 milione di occupati fra diretti e indiretti e oggi per gli eccezionali rincari che ci sono stati sul mercato siamo usciti da quello che è il nostro mercato. Dobbiamo chiarire, le opere pubbliche noi non le vogliamo fermare perché per noi sarebbe una sconfitta rinunciare a un contratto. Vogliamo soltanto in questo momento prevenire un problema che fra 15-30 giorni diventerà il fallimento per le imprese siciliane e italiane. Per cui il nostro appello pacato ma determinato di oggi ha come obiettivo quello di sensibilizzare il governo affinché intervenga con misure eccezionali a fronte di un problema eccezionale. Grazie Iacuzzo, da Roma abbiamo concluso, non so se ci sono domande da studio, altrimenti vi restituisco la linea. Grazie Filippo per il lavoro che assieme al collega Fulvio Ferrauto, nostro operatore di ripresa, avete svolto a Roma. Noi riprendiamo la linea e andiamo avanti con il telegiornale. Passiamo immediatamente alla cronaca a Catania. Fili di ferro e chiodi in pezzetti di wurstel che venivano abbandonati nel centro storico. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento di animali. Un catanese di 61 anni è stato denunciato dai carabinieri di Piazza Verga a Catania perché gravemente indiziato del reato di maltrattamento di animali. Tutto è partito da alcune denunce e numerose segnalazioni formalizzate da commercianti, semplici cittadini, che avevano notato nelle aiuole oppure sui marciapiedi di Corso Italia, Piazza Verga, Largo Bordighiera, via Vittorio Veneto e Corso delle Province, pezzi di carne, forse wurstel, imbottiti però con fili di ferro, graffette, tutto destinato a far male ai numerosi cani portati a spasso dai loro proprietari, ma anche ai randaggi della zona. Una grave condotta posta in essere dal presunto autore del reato, che aveva destato non poco allarme e apprensione. I militari dell'arma hanno chiesto e ottenuto la collaborazione di numerosi commercianti e cittadini che hanno fornito immagini di videosorveglianza, indicazioni, orari, sino a quando, grazie alle immagini di una telecamera, i carabinieri hanno scoperto un uomo di circa 60 anni che a passeggio in via Vittorio Veneto abbandonava in maniera furtiva dalle mani un pezzo di wurstel vicino ad una aiuola. Un bocconcino certamente gustoso ma pericoloso che è stato poi successivamente ingerito da un cane di piccola taglia al guinzaglio. Lo stesso cagnolino, secondo quanto accertato dai militari dell'arma, dopo alcuni giorni era riuscito ad espellere i pezzi di ferro contenuti negli wurstel, senza però purtroppo evitare che gli cagionassero piccole lesioni nelle pareti intestinali. Dunque, un uomo di circa 60 anni d'età, questo l'indizio principale
che ha fatto scattare ulteriori accertamenti, pedinamenti, controlli da parte dei carabinieri, fino a quando i militari dell'arma non hanno incrociato e identificato il 61enne mentre tranquillamente seduto su una panchina di Piazza Verga trascorreva il tempo libero. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire nella sua abitazione materiale ferroso verosimilmente utilizzato per rendere letali pezzi di Wüstel e l'abbigliamento indossato negli episodi ripresi dalle videocamere. Ulteriori accertamenti sono stati attivati dai carabinieri per capire il perché di tanta crudeltà nei confronti degli amici a quattro zampe. Aggredito all'interno dell'ospedale di Giarre per il trasferimento di una infermiera in un altro reparto, sarebbe questa la pretestuosa motivazione che ha indotto un sessantenne ad aggredire e minacciare il caposala del nosocomio giarrese. Un'aggressione in piena regola, quella subita dalla caposala dell'ospedale San Giovanni e Sant'Isidoro di Giarre nella tarda mattinata di sabato scorso. Un uomo di circa 60 anni, congiunto di una infermiera, ha minacciato e aggredito il caposala della struttura ospedaliera Raffaele Musumeci, che è anche il vicepresidente del Consiglio Comunale di Giarre. A suo dire, il gesto sarebbe riconducibile a un trasferimento della stessa infermiera in un altro reparto. Dalle parole si è passato presto ai fatti, con il sessantenne che avrebbe estratto una pistola carica a piombini con successiva aggressione a calci e pugni. Alla fine Musumeci ha riportato varie contusioni che hanno determinato una prognosi di 10 giorni. Un episodio assai deprecabile, purtroppo non il primo in tal senso, commentato con preoccupazione dal direttore sanitario dell'ospedale Giuseppe Mirone. Sì, è stato un momento veramente difficile. Sabato mattina eravamo qui e intorno alle 12:30, l'una, adesso l'orario preciso non lo so dire perché insomma lo stato di agitazione un pochettino ha preso un po' tutti, e è successa questa irruzione di un uomo che ha aggredito il nostro coordinatore infermieristico. Io mi sono reso conto della gravità della situazione quando una delle infermiere che era presente all'irruzione è venuta ad avvertirmi. La prima cosa che ho fatto è stato chiamare i carabinieri chiedendo di intervenire con la massima urgenza, avendo anche saputo della presenza di una pistola. Nel frattempo che io facevo questa procedura, il nostro caposala ha disarmato l'aggressore e lo ha portato fuori dall'ospedale per mettere in sicurezza l'ospedale. E lo ha disarmato, la pistola in qualche modo è finita poi nella mia stanza, dove l'ho nascosta e l'ho consegnata poi ai carabinieri. E l'aggressore è stato trattenuto dai carabinieri, il nostro caposala medicato dal pronto soccorso, ha riportato 10 giorni di prognosi ed era in evidente stato di disagio, e dire poco, pur con tutto il suo coraggio e con tutta la sua prontezza di riflessi, era decisamente provato. È un episodio che riporta alla ribalta il discorso sicurezza all'interno delle strutture ospedaliere. Episodi come questi purtroppo sono già accaduti anche altrove. Sì, altrove molto spesso, purtroppo. Abbiamo letto sui giornali di tante aggressioni, a volte vere e proprie spedizioni punitive, come quelle che abbiamo letto negli ospedali catanesi. In questo caso si tratta di un'aggressione probabilmente dovuta a un atto di follia, non so quanto premeditato, non riesco io a valutare. Però certo l'aspetto sicurezza deve tornare assolutamente alla ribalta per i nostri ospedali. Prosegue la guerra in Ucraina, proseguono anche le manifestazioni di solidarietà in Occidente, in Italia. La Caritas di Acireale ha promosso una raccolta fondi, già accreditati i primi 16.000 euro a sostegno di quella popolazione. La Caritas diocesana di Acireale ha promosso una raccolta fondi pro-Ucraina in collegamento con la rete internazionale dell'organizzazione caritatevole e a sostegno delle necessità primarie della popolazione martoriata dalla guerra. Raccolti i primi 16.000 euro donati dai parrocchiani sollecitati dai sacerdoti della diocesi di Acireale coinvolti nella campagna di sensibilizzazione dalle condizioni di sofferenza patite dal popolo in fuga dal conflitto bellico
verso i paesi confinanti. La situazione, con il passare dei giorni, si aggrava sempre di più e a pagare il prezzo più alto sono donne, anziane e bambini. La macchina dell'accoglienza dai paesi vicini sta supportando milioni di rifugiati scappati dalle città rase al suolo dai bombardamenti russi. La Caritas italiana, in collegamento con quelle ucraine ed in coordinamento con le altre associazioni, sta portando aiuti per rispondere ai bisogni più urgenti, contribuendo all'ospitalità di quanti arrivano in Italia. Alle tonnellate di genere alimentare di prima necessità inviate nei paesi confinanti, le Caritas si stanno muovendo promuovendo una massiccia campagna di solidarietà attraverso la raccolta di denaro donato spontaneamente in base alle proprie possibilità e dai parrocchiani ben disposte ad aiutare gli ucraini in difficoltà. Nei centri Caritas siciliani sono presenti alcuni nuclei familiari provenienti dalle città ucraine martoriate, altri vengono ospitati presso famiglie o strutture di accoglienza. È una bellissima pagina di solidarietà, infatti ringrazio tutte le parrocchie della diocesi di Acireale perché sin da subito ci sono messi, hanno accolto la richiesta di Caritas italiana di appoggiare i progetti organizzati da loro che hanno previsto sia dei voli umanitari ma anche e soprattutto l'aiuto quotidiano in quelle nazioni limitrofe come la Polonia, Romania e Moldavia, che sono quelle che stanno fronteggiando questo flusso di rifugiati, ma anche l'Ucraina stessa, perché una Caritas delle due che si trovano in Ucraina è rimasta in sede nella nazione ucraina, l'altra si è dovuta spostare perché è sfollata dai bombardamenti sulla Polonia. E quindi ringraziamo ancora perché devo dire già una prima parte è stata inviata a Caritas italiana di ben 16.000 euro e ancora stanno arrivando questi fondi perché giustamente adesso si deve guardare anche a una ricostruzione del dopo, quindi dobbiamo guardare molto lontano e non rimanere limitati nell'azione presente. A proposito di guerra, una festa per strappare uno sorriso a 19 piccoli bimbi e ragazzi ucraini ospiti in un hotel a Fondachello di Mascali. Giocattoli, dolciumi, palloncini e festoni con i colori della loro terra, l'Ucraina, per farli sentire un po' a casa. Era questo il senso della festa di accoglienza organizzata ieri nell'hotel King House a Fondachello di Mascali per i 19 bimbi orfani provenienti da un istituto nelle vicinanze di Chernobyl e qui adesso ospitati grazie all'iniziativa di solidarietà dell'associazione Arca Senza Confini Onlus, presieduta dall'assessore all'associazionismo del comune di Mascali, Carmelo Portogallo. È stato lui e la moglie Alfina a credere fino in fondo in questo difficile percorso di salvezza per i piccoli, grazie all'aiuto del sindaco di Mascali Luigi Messina e della comunità al completo, sensibili alle gravi difficoltà che si sono ritrovati ad affrontare questi bambini, soli al mondo, traumatizzati da continui bombardamenti, messi in salvo dalla direttrice dell'istituto che li ospitava e provati dalla difficile fuga durata parecchi giorni, di cui circa 10 bloccati alla frontiera. Nel frattempo continua la gara di solidarietà a Mascali, ma anche nei comuni vicini, per raccogliere fondi, generi alimentari e vestiti per i piccoli. Oggi giornata impegnativa per l'assessore ai volontari dell'associazione alla ricerca di scuole, strutture e sistemazioni sotto la guida del Tribunale dei Minori e la supervisione della Prefettura di Catania per garantire servizi e attività quotidiane necessarie ai bambini che verranno temporaneamente affidati a diverse famiglie in attesa che, finita la guerra, ritornino a casa. Chissà se i giochi, la musica, la festa, l'affetto e le attenzioni a loro donati qui in questi giorni da chi li ospita con amore riusciranno a lenire le sofferenze subite, a sbiadire, perché dimenticare è impossibile, i ricordi terribili di guerra e distruzione di quella che era la loro casa. Il presidente della regione Musumeci ha fatto tappa alla scuola superiore di Catania, polo di eccellenza dell'alta formazione, istituito nel 98 sul modello della Normale di Pisa. La Scuola Superiore di Catania, polo di eccellenza per l'alta formazione di un'elite che sarà parte integrante della futura classe dirigente, alla vigilia del primo quarto di secolo, il prossimo anno l'istituzione speciale dell'Ateneo celebrerà i suoi primi 25 anni di vita. Visita del presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Ad accoglierlo gli studenti, il rettore Francesco Priolo, il presidente della scuola Daniele Malfitana, i coordinatori delle classi scientifiche e umanistiche insieme allo staff amministrativo e gestionale della scuola che nel 1998 fu istituita sul modello della Normale di Pisa. Ormai sono 24 anni di vita per la Scuola Superiore di Catania che rappresenta un luogo dove i ragazzi e ragazze possono davvero coltivare il merito e possono davvero coltivare il proprio talento.
è un luogo eccezionale, fondato sulla scia di quello che è il metodo della Scuola Normale Superiore di Pisa, è ormai una delle grandi realtà. L'Università di Catania è davvero orgogliosa di avere la scuola superiore come perla, per poter far sì che gli studenti e le studentesse migliori, ne entrano solo 20 ogni anno, in tutto 100 ragazzi, 100 ragazze, possano qui davvero crescere e diventare in tutti i modi leader del futuro. Siamo contentissimi oggi della visita del presidente della regione siciliana, l'onorevole Nello Musumeci. È un'occasione importante e quello che il messaggio che cercheremo di passare al presidente è molto semplice, quello di considerare questa scuola con questa sua straordinaria villa una vera e propria infrastruttura, una sorta di grande contenitore di competenze, di idee, di entusiasmi che i giovani, che i tanti giovani che risiedono qui dentro, parliamo di quasi 90 ragazzi che risiedono qui durante il loro percorso formativo di triennale e poi di specialistica, possono mettere a disposizione della nostra regione. Questo significa che il bagaglio di competenze può accrescere enormemente la macchina regionale nei suoi vari dipartimenti, nelle sue varie strutture, quindi la regione deve vedere questo contenitore, un contenitore appunto da cui attingere già dal mio punto di vista durante la fase formativa, no? Perché i ragazzi elaborano idee con una velocità talmente elevata che è davvero un peccato non utilizzare. Ad Aci Bonaccorsi inaugurati la pista ciclopedonale e il Parco del Tempo, in cui sono stati messi a dimora alberi da frutto a rischio estinzione. Ad Aci Bonaccorsi ieri giornata di inaugurazione della pista ciclopedonale del Parco del Tempo, il giardino della biodiversità presso l'area verde attrezzata Ramondetta Lucchesi, primo presente nel sud Italia, l'altro si trova in una cittadina del nord. A migliaia si sono presentate all'appuntamento inaugurale a bordo di bici non solo appassionati della pedalata ma anche del trekking, complice la bella giornata di primavera. Numerose le famiglie con bambini a seguito per una domenica di festa e la certificazione di cittadina green per eccellenza del comprensorio Etneo, una conquista sociale di grande importanza voluta dal primo cittadino Vito Di Mauro sulla scorta dell'esperienza maturata in altre città europee in cui il livello di salubrità è cresciuto riducendo tutti gli indicatori di inquinamento presenti in tutte le città, principale conseguenza di malattie. La partenza da piazza Bonaccorsi in centro del paese, lungo 7 km di ciclabili che si snoda per tutto il paesino Etneo recuperando vecchie trazzere e strade interpoderali dimenticate sino al parco commerciale di San Giovanni la Punta, un percorso realizzato sfruttando al meglio le peculiarità territoriali con un occhio di riguardo al paesaggio tra agrumeti, vigneti e le poche aree boschive rimaste. Una di queste è stata recuperata pienamente, strutturata, resa fruibile e dotata di un giardino dove sono state messe a dimora alberi da frutto scomparsi dalla nostra tavola in quanto non appetibili commercialmente eppure alla base dell'alimentazione sino a non molto tempo fa. Il rischio che andassero perduti definitivamente ha convinto l'amministrazione comunale a creare uno spazio di biodiversità di assoluto valore. Una grande conquista sociale perché dare la possibilità ai cittadini di muoversi senza macchine, senza inquinare l'ambiente è un modo non solo di comodità ma è anche un modo di intendere la vita, cioè quello di non inquinare là dove non è possibile, dove è possibile risparmiare quello che sono le nostre riserve energetiche. Quindi io credo che Aci Bonaccorsi oggi stia dando veramente prova di avere grande sensibilità verso l'ambiente e di avere anche una coscienza ambientale ormai matura per assorbire anche questo nella vista del ciclabile. L'altra cosa che andiamo invece a inaugurare è il Parco del Tempo. Guardate, il Parco del Tempo è il primo del sud Italia, esiste un altro solo in Italia al nord e che cosa vuole fare? Vuole affermare il valore delle biodiversità, la biodiversità cioè dire il diritto a tutti gli alberi, a tutto quello che è il nostro ambiente di esistere. Cosa sta succedendo invece nel mondo? Sta succedendo che chi produce alimenti praticamente porta avanti solo piantumazione di alberi o di frutta che abbiano un valore commerciale, vengono trascurati quelli che sono invece gli alberi tradizionali dei luoghi e noi oggi abbiamo assistito proprio al depauperamento di quello che sono i nostri alberi secolari, i nostri alberi che hanno dato
da mangiare a tutti i nostri avi. Sport, tempo libero e capacità di rimodulare il territorio in chiave green, incoraggiando a lasciare l'auto e a muoversi con mezzi ecologici come la bici, oppure concedersi lunghe passeggiate riscoprendo la natura e gli effetti benefici e salutari. Questa è una giornata dedicata interamente allo sport, alla pista ciclopedonale, 8 km di pista che riuscirà a, come dire, a divertire, a gioire e a passare dell'ottimo tempo libero da parte di non solo dei residenti ma anche di tutti gli avventori che oggi guardano con un occhio un po' di invidia la nostra pista ciclopedonale. Una giornata meravigliosa anche al Parco del Tempo, dove con l'inaugurazione di oggi faremo vedere quanto di buono fatto verso il mondo del green. Bene, rieccoci nuovamente in studio dopo la pausa pubblicitaria. Non ci sono notizie dell'ultima ora, dunque chiudiamo il giornale guardando insieme il meteo per la giornata di domani. Il meteo è presentato da Creval, gruppo Credi Agricole Italia. Le previsioni dunque del 5 aprile in Sicilia, cielo sereno praticamente ovunque, con cielo velato nella parte più occidentale dell'isola e nelle ore pomeridiane. I venti saranno in regime di brezza con locali rinforzi soprattutto lungo le coste, i mari poco mossi. Le temperature adesso saranno stazionali e comunque comprese all'interno della media del periodo, sia le massime che le minime. Farà più freddo ovviamente nelle aree interne tra il Nisseo e l'Ennese. Il meteo è stato presentato da Creval, gruppo Credi Agricole Italia. Con il meteo noi chiudiamo questa prima edizione di Ora TG. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con l'informazione su Rai TV questa sera alle ore 19:45. Buon proseguimento di pomeriggio a voi tutti.